Sapete perché non vogliono la riforma dei campionati? O se riforma sarà una pagliacciata? Per un semplice motivo. E qua c'è da tirare in ballo anche il discorso Superliga. Io, come ben sapete, ho già esposto il mio parere. Io sono super contrario alla Superliga. Però non posso sopportare l'ipocrisia, perché la Serie A, così come è messa adesso, è a tutti gli effetti una Superliga in piccolo. Sapete perché? È il discorso che facevo stamattina. Campionato a 20, sole tra le processioni, piazze importanti che, tra virgolette, non rischiano, anche se fanno un campionato di cazzo. Perché non rischiano. E sapete perché? Adesso c'è Wikipedia, ci sono tutte le fonti. Adesso vi voglio fare la storia del campionato ideale, che sarebbe 18 squadre con 4 retrocessioni. Cosa che noi abbiamo già avuto in Italia, dalla stagione 88-89 fino alla stagione 2003-2004. Quando l'Imperio si decise di... Vabbè, ma lì c'era un'altra storia, si approfittò per portare a 20 squadre la Serie A per tutelare, tra virgolette, alcune grandi piazze. Adesso vi spiego perché. No, non c'è da spiegare molto, c'è solo da andare a vedere l'archivio. Stagione 88-89, tra le retrocesse c'è il Torino. Stagione 90-91, tra le retrocesse c'è il Bologna. Stagione 92-93, retrocede la Fiorentina. Stagione 94-95, retrocede il Genoa. Stagione 95-96, retrocede il Torino di nuovo. Stagione 97-98, retrocede il Napoli. Stagione 98-99, retrocede la Sampdoria. Stagione 99-2000, retrocede ancora il Torino. L'anno dopo, nel 2001, retrocede il Napoli. Nel 2003 retrocede ancora il Torino. Ecco. Ora facciamo l'escursus del campionato a 20 squadre. A parte un paio di retrocessioni del Bologna, quella, vabbè, lasciamo stare il discorso di Calciopoli, una del Torino e una, se non sbaglio, dalla Sampdoria, le grandi piazze sono 17 anni, che sono 16 anni, questo è il 17esimo anno, se non sbaglio, del campionato a 20, solo 4 retrocessioni tra le grandi piazze. Nell'arco di 16 anni, avete visto quante squadre di grandi piazze sono finite in B? Ecco perché c'era il discorso della Superliga in piccolo. Il campionato a 20 squadre non serve ad altro che a tutelare queste grandi piazze. Chiaro? Perché è normale che quando si arriva verso fine stagione, chi è a metà classifica è già salvo da 5-6 partite, quindi che interesse ha ad impegnarsi? Non è neanche questione di biscotto, è inevitabile. Poi magari, se fai i calciatori, capita che ti sta sul cazzo una delle grandi e ti esce la sorpresa. Vedi Perugia-Juventus. Vabbè, ma lì c'è il discorso Collina, tante cose. Ma è cosa rara. Cioè, il campionato a 20 squadre in Serie A è ridicolo. È ridicolo, ma io l'ho sempre pensato. Perché poteva andare bene quando è stato fatto, che comunque si era ancora pienamente all'altezza della Premier e della Liga, si era ancora pienamente all'altezza. Cioè, nel 2003 abbiamo tre semifinaliste su 4 italiane. Nel 2004, se il Milan non si suicida alla Corugna, rivince la Champions League. Poi c'è la finale di Istanbul. Poi nel 2006 arriva in semifinale, poi rivince. Ma dopo quello che è successo nel 2006, il calcio italiano è andato scemando. La media salvezza è andata scemando. E questo cosa ci sta a indicare? Campionato scarso. Io ho sempre detto che il livello
di un movimento te lo danno le medio piccole, te lo danno. Perché io ero e resto convinto che in un ipotetico in un'ipotetica finale Inter Manchester City, e mica lo so se il Manchester City ha vita facile, anzi, mica lo so se il Manchester City è proprio la favorita, eh. E guardate le formazioni. Secondo voi, che so, Gabriel Jesus o Sterling e Ferran Torres sono meglio di Lukaku, Lautaro e Hakimi? Secondo voi? Non lo so, magari è un mio pensiero, magari è un mio pensiero, ma io onestamente, presi uno per uno, non è che ce l'ho visto molto, più, molto superiore all'Inter, il Manchester City comunque. Questo cosa ci sta a indicare? Il vero livello, la vera differenza, la danno, che so, un Leeds e un Bologna, che sono più o meno allo stesso livello di classifica nei due campionati. In un ipotetico Leeds-Bologna, il Bologna ne piglia 4-5. È lì che c'è il vero livello. Il livello di un movimento calcistico te lo danno le medio-piccole. Ok? Ecco perché noi, sì, ogni tanto si è vinta. Le ultime due Champions vinte da squadre italiane sono state più che altro casi isolati. Si è fatto due finali di Champions. Negli ultimi 20 anni, solo una finalista di Europa League, l'Inter che la perde anche. È un caso. Perché? Perché? Perché il vero livello di un campionato te lo dà l'Europa League, paradossalmente te lo dà l'Europa League. Ed essendo così, è palese che tu a livello europeo non tocchi palla da oltre 20 anni, non tocchi palla da oltre 20 anni. Cioè, mai come calcio italiano siamo stati tanto tempo senza vincere un trofeo. Ecco, e ha tutta l'aria di continuare sta storia, eh. Ha tutta l'aria di continuare sta storia. Perché? Perché quando si dice che non abbiamo un campionato allenante, ma è per il livello medio-basso delle altre. Perché non si è. Poi si va in Europa a fare figuracce, ma non perché sei inferiore agli altri, ma perché non si è abituati a sudartela la partita. Cioè, il Manchester City contro un Leeds, contro un Southampton, deve rompersi il culo per vincere. Ditemi voi quanta fatica fa l'Inter contro un Bologna, contro un Torino, contro una Fiorentina. Lo stesso valeva per la Juve gli anni scorsi, eh? Assolutamente, assolutamente. Può capitare il Sassuolo che ti fa la sorpresa, perché noi si è perso a Sassuolo quando si è vinti tutti gli scudetti. Ti può capitare il Genoa che ogni tanto ti fa la sorpresa, perché noi si è perso più volte a Genoa quando si è vinto, a Genova quando si è vinti gli scudetti. Però episodi come Roma-Lecce, che io ho visto, che io ricordo bene, o come il Milan di Sacchi battuto a Verona, e non li vedi più, e non li vedi più, non li vedi più, perché nella maggior parte dei casi i giochi sono già fatti, i giochi sono già fatti. Questo è quanto. Quindi io adesso voglio che voi con me, voglio che voi mi aiutate in questa battaglia. Una goccia in un oceano, ma intanto facciamolo. Ragazzi, Serie A 18 squadre, 4 retrocesse, non solo, ma io introdurrei anche i play-out, guarda un po'. I play-out, cioè le ultime due retrocedono direttamente, le altre due con i play-out, in due play-out, con meccanismi diversi. La quart'ultima e la quint'ultima in un match andata e ritorno, con la prima in casa della quart'ultima. La terz'ultima contro la sest'ultima in gara unica in casa della tredicesima, diciamo. Gara unica in casa della tredicesima, in caso di parità si salva la tredicesima. Quindi, ragazzi, dobbiamo insistere su questo format, perché daremmo livello al calcio italiano, daremmo mordente alle medio-piccole. E gioco forza daremmo costringeremmo le grandi a sudarsi di più le vittorie,
e ad andare ad affrontare certi avversari col sangue agli occhi. Vedi Juve con Ajax, non tanto l'Ajax quando Porto e Lione, vedi Juve quando Porto e Lione, vedi Inter contro Shakhtar, vedi, che so, vedi Napoli contro il Besiktas o contro il Feyenoord, ma non esiste che il Napoli di Sarri va fuori col Feyenoord, ma non esiste. E poi ti fa 91 punti in campionato. Perché? Perché il campionato sai che devi vincerle tutte per vincere, allora ci metti la giusta determinazione. Invece la Coppa, ti vedi l'avversario di seconda fascia e istintivamente lo sottovaluti. Allora quando tu cominci a cacarti sotto contro, che so, un Bologna, contro una Fiorentina, contro un Crotone, contro un Sassuolo, vedi che il Feyenoord o il Lione o il Porto non lo sottovaluti più. E torni a primeggiare. Non conosco altri metodi, ragazzi, iscrivetevi al canale.